ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Nato a Loreto, cresciuto a Porto Recanati, riesploso con la Recanatese. Il triangolo maceratese di Alessandro Sbaffo, segni come solchi nella terra. La sua è quella di Gastone Ballarini, nonno materno, oltre che il primo portiere di riserva nella storia del calcio italiano a entrare in campo a partita in corso, in Serie A. Lì dove il nipote arriverà nel marzo 2010, esordio in Chievo Parma. In Veneto Sbaffo si trasferisce all'età di 15 anni, un altro assaggio di A a Palermo, coi clivensi, ad aprile, poi tanta Serie B. Piacenza, Ascoli, Regina, Latina, Avellino e Como. Nel 2016 altro capitolo in C, Reggiana, Albino Leffe e Gubbio. In Umbria risente il richiamo della sua terra, sarà il Covid, sarà il terzo figlio in arrivo. Sbaffo accetta la proposta della Recanatese in D, è il 2020. Sono le prove generali al pezzo di storia il più grande scritto coi leopardiani. È il ritorno in C dopo 74 anni. Re Leone, nome di battaglia per la chioma che negli anni è cresciuta, segna 26 gol. La vittoria del girone F di Serie D e lo scudetto dilettanti. Il settembre scorso rieccola Recanatese e il 32enne Sbaffo nei professionisti. Il primo graffio nel derby con la Fermana, invece il primo che vale 3 punti col Siena a ottobre. Il bis nel turno successivo ad Alessandria è il primo colpo in trasferta. Sbaffo non si ferma ed ecco il gol da ex a Gubbio a metà novembre. Altro viaggio, altra rete a Montevarchi. Le ultime del 2022 sempre in trasferta a Olbia 1-1 e a Pesaro, il derby da sistemare sotto l'albero. Dopo la sosta Re Leone riparte alla grande, mette lo zampino nel 4-2 sulla Carrarese, primo acuto nel rinnovato Tubaldi e dopo 2 settimane nel pareggio col San Donato sempre in casa. Siamo al decimo ruggito col Pontedera in casa e via altri 3 punti. Non è finita. La salvezza è un lavoro che Alessandro Sbaffo porterà a termine mattone dopo mattone, con la pazienza tutta marchigiana. Radici che salgono su dalla terra per regalarti un fiore.